Maurizio Raffaeli, dove ci troviamo oggi? Oh, Buongiorno Antonio, ci troviamo a Mediaset. che bella sorpresa! Primo Una novità, anche oggi una novità. giorno di lavoro nella tua nuova funzione di responsabile tecnologia broadcasting di Mediaset. Esattamente. Come siamo arrivati a questo passaggio? Siamo arrivati a questo passaggio dopo un lungo colloquio che c'è stato con Mediaset nell'ultimo anno e la decisione mia di cambiare azienda e da parte di Mediaset di accogliermi. La tua figura di responsabile tecnologia broadcasting ti porta quindi nella direzione tecnologie per intervenire su alcuni aspetti e quindi avere la responsabilità di alcune parti del sistema tecnologico di Mediaset. In particolare, quali? Allora, è esattamente così. Ci sono vari progetti adesso in Mediaset, molti di questi sfidanti che mi hanno portato a prendere questa decisione. E, sicuramente la mia responsabilità sarà quella del broadcast TV, quindi verticalizzato sulla televisione. Progetti che ci sono adesso in atto sono quelli di rinnovamento tecnologico, quindi sarà il nodo centrale della mia presenza qui a Mediaset. In particolare tu ti occuperai di playout, on air, Esattamente, traffic. esattamente. On air, play out, trasmissione, quindi ci saranno, come dicevo Quindi anche prima, la parte di codifica. Anche esattamente anche la parte di codifica, quindi perché encoding. ricordiamo che tu avevi comunque maturato una significativa importanza ed eri tra i primi italiani ad aver introdotto determinate soluzioni di playout in sistema cloud. In Esattamente. tempi non sospetti addirittura, quindi parliamo di quanti anni fa. Il primo playout che facevo in questo senso fu nel 2009, quando precedentemente lavoravo in Fox, e lo installammo in Grecia per motivi di saving economici sulla parte tecnologica. Decidemmo di, per entrare in un mercato emergente all'epoca, sulla pay TV in Grecia, decidemmo di lanciare questi sistemi tecnologici che erano completamente automatizzati. E quindi sarà ovviamente durante questo periodo, dal 2009 ad oggi, le tecnologie sono cambiate, sono maturate e sarà sicuramente un indice di attenzione che potremmo mettere su questo genere di tecnologie. Poi l'importante sistema che avete realizzato a suo tempo con Professional Show, che in qualche modo copriva diversi paesi europei. Esattamente così, io mi occupavo dell'Inghilterra, della Germania, avevamo messo insieme un sistema di digital asset management che ormai è consolidato in Italia, soprattutto tra i broadcaster che è DALET, che fungeva appunto da collante tra i vari paesi, perché tutta la distribuzione dei contenuti a molti dei paesi che si affacciavano sull'Italia, quindi venivano forniti dall'Italia, si appoggiavano appunto su questi sistemi e sulle automazioni che questi sistemi generavano. Che era tutto in IT ovviamente, ma per far capire il livello di innovazione, forse è il caso che diciamo in che anno è stato fatto questo. Allora, il primo asset management che facemmo in Italia fu nel 2008, il rinnovamento tecnologico ci fu nel 2014. Quindi Quindi parliamo ormai di 12, parliamo di più di 6-7 anni 12. fa. Parliamo più di 12 anni fa con il primo sistema e con il rinnovamento tecnologico parliamo di 6 anni fa, abbondanti. Complimenti. In Mediaset, che tipo di contributi pensi di poter portare e che cosa ti aspetti? Allora, le aspettative, visti i progetti che mi sono stati prospettati, le aspettative sono molto alte e sono molto contento di essere qui. Vedo molta familiarità in questa azienda, quindi sono molto contento di farne parte. Il contributo che io posso dare sicuramente è l'esperienza. Io sono molto giovane, ho 38 anni, quindi sono nato praticamente nella televisione e ho avuto la fortuna di diversificare molto durante la mia esperienza, quindi dal playout agli asset management, alle dirette studio. Quindi tutta questa esperienza vorrei portarla qui dentro e capire cosa possiamo fare sicuramente insieme, ma sono molto positivo per il futuro. Il trasferimento da Roma a Milano è un trasferimento importante per un romano? Un trasferimento da una città natale ad un'altra, che sia questa Roma, Bologna, Reggio Emilia, qualunque essa sia, è sicuramente una parte importante della vita, anche perché io ho una famiglia, quindi spostare dei bambini e la famiglia sicuramente
è un passo importante da fare, ma nella mia vita sono sempre stato abituato per il lavoro che facevo a spostarmi di continuo. Io, essendo responsabile di 3 paesi, ci sono stati momenti della mia vita dove io avevo 3 appartamenti, il mio a Roma, quello di Monaco e quello di Londra, quindi sono sempre stato uno che girovagava per l'Europa. Ma la domanda fondamentale è: hai già trovato il ristorante per la gricia e la cacio e pepe a Milano? Ancora no, ma sono fiducioso che lo troverò. Maurizio Raffaeli per digitalproduction.tv. Grazie, Antonio.